Mara Ostica è forse uno dei luoghi più noti della regione grazie al suo mirabile castello, ma tra i visitatori non sono molti coloro che si spingono oltre le sue mura. Dalla piana del Brenta, due brevi dorsali collinari sono distinte dallo stretto all'interno del quale scorre il torrente Longhella. La prima dorsale sopra la frazione di Marsan è quella dei Colli di San Benedetto. La seconda, dominata dal castello di Mara Ostica, invece è quella dei colli della località Roveredo Alto ed è meno distinta dalla morfologia circostante. Da vedere assolutamente il borgo custodito all'interno delle mura con la famosa piazza degli scacchi, dove ogni due anni si tiene la partita a scacchi con personaggi viventi. Vi si accede solitamente dalle porte del castello inferiore. Da qui, proseguendo per le chiese di Sant'Antonio Abate e dei Carmini, si può salire al castello superiore per mezzo di un erto sentiero selciato che attraversa un uliveto. È anche possibile effettuare il cammino di ronda che si sviluppa sopra le mura perimetrali. Il maniero risale ai tempi degli Scaligeri. Nel XIV secolo fu restaurato poi durante il periodo fascista. Dal monte Pausolino, dove è edificato il castello superiore, si ammira un vasto panorama sulla pianura veneta. Scesi lungo il sentiero che affianca le mura perimetrali si continua per Borgo Giara, superando un paio di chiese, una vecchia fabbrica di capelli di paglia e il convento di San Sebastiano arroccato su uno sperone di roccia. Una volta attraversato il torrente Longhella si segue il sentiero per i colli di San Benedetto, il quale dopo alcuni tornanti diventa una piacevole strada sterrata che con lieve sali e scendi attraversa la quota delle colline. Anche qui i panorami non mancano, potendo scorgere le piccole valli celate a nord di Mara Ostica come la Valle San Floriano e la Valle d'Inverno. Piuttosto singolari sono le cime dei colli di San Benedetto, molte delle quali presentano filari di cipressi o gruppi di pini. I ripidi versanti sono spesso coltivati con viti oppure ulivi, mentre uno sguardo attento non può che notare che, come anche il pascolo, abbia contribuito a modellare il paesaggio di queste pendici. Vale la pena proseguire fino alla chiesa di Sant'Agata, piccola chiesetta posta su un poggio che si incontra dopo aver superato il Monte Gloso. Scendendo a settentrione si può effettuare un percorso ad anello attraversando in successione una valletta che nel periodo primaverile è florida, meglio noto come il Campanellino. Alcuni pascoli e coltivi. Giunti nuovamente lungo il corso del torrente Longhella si segue l'argine sterrato fino al convento di San Sebastiano da dove ha inizio la strada dei Frati, erto sentiero che conduce verso la sommità del Monte Pauso, dove è posta una croce e si è invogliati a sedersi al sole per riposare e apprezzare lo scorcio sul borgo sottostante. Risaliti nei pressi del castello superiore vi si trova il museo ornitologico, il quale ospita numerose specie di uccelli e della fauna una nostrana tra i quali molti rapaci. Sul retro del museo ha inizio il sentiero di Roveredo Alto che segue la cresta di questi colli fino a raggiungere la cima d'Agù, dove si trovano alcuni manufatti della Grande Guerra come la postazione di artiglieria. Si scende quindi alla contrada Roveredo Alto lungo alcuni sentieri che costeggiano delle coltivazioni di ciliegi tipiche della zona e diversi uliveti. Dalla chiesetta della Madonna delle Grazie si cala quindi al Borgo Panica, poco lontano dalle mura del castello di Mara Ostica dove termina l'escursione. Il luogo è senz'altro uno dei più indicati per apprezzare la pedemontana vicentina offrendo numerosi spunti d'approfondimento, dagli aspetti storici a quelli artistici e pure culturali, fino a quelli enogastronomici. Il periodo più indicato per la visita è assolutamente la primavera.